Cultura Colori, giornale di informazione quotidiana. Ormai è deciso, noi dobbiamo avere la divisa come i cartoni animati degli anni Ottanta. Quindi buongiorno, buon venerdì, buon agosto ormai a tutti quanti quelli che ci seguono, ma soprattutto alla padrona di casa di Cultura e Spettacolo, Adele Monaco. Ciao Adele. Ciao Sonia, buongiorno a tutti quelli che ci seguono sia sulla tua pagina, sulla pagina di Cultura Colori, replica su Radio Onda Music, su Twitch, su YouTube. Buongiorno a tutti, tutti, tutti. Nel caso anche buon pomeriggio se state riguardando la puntata, giustamente come ha detto Adele, sul canale oppure in replica su Radio Onda Music alle 15 e alle 17. Ottima come sempre la tua presentazione. Oggi parliamo però di qualcosa che mi piace un sacco. Parliamo di TV. Ecco, sono stati presentati i palinsesti per l'autunno-inverno 2021, la primavera 2022, e oltre a quelli che sono i classici, no, programmi di intrattenimento, ci sono anche le serie TV, e noi di questo vogliamo parlare, delle fiction di successo, quelli che saranno i ritorni, di quelli che saranno le novità. So che sei preparatissima sull'argomento. Io ho solo notato in quelli che sono i palinsesti che c'è anche qualcosa che ci piace tanto, come I Bastardi di Pizzo Falcone, c'è la terza serie. Sì, per quanto riguarda il nostro scrittore amico Maurizio De Giovanni, per lui si bissa di nuovo, perché ci sarà la terza stagione dei Bastardi di Pizzo Falcone con Alessandro Gassman e tutti gli altri, ma ci sarà anche la seconda stagione di Mina Settembre. Vero. Una fiction con una bravissima, straordinaria, io l'adoro tantissimo, che è Serena Rossi, attrice e cantante veramente bravissima, che tornerà a vestire i panni di questa psicologa Mina Settembre, e visto appunto il successo che ha avuto la prima stagione, la Rai ha deciso di replicare con la seconda, e quindi complimenti al nostro Maurizio De Giovanni. Speriamo che anche per quanto riguarda il commissario Ricciardi ci sia insomma un prosieguo, perché devo dire è molto 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 bella. La nostra cara prof Gabri sarà d'accordo con noi sicuramente, anzi ne approfitto per salutarla, per insomma alla prossima Casa Sodano, cara Gabri, parleremo del commissario Ricciardi, e Sonia ci dovrà ascoltare. vero, vi dovrò ascoltare. Io mi riallaccio ai tuoi saluti. Giusto per completezza, secondo quelli che sono i palinsesti, Mina Settembre tornerà con la seconda stagione, come diceva la nostra Adele, nel 2022, così anche come L'Amica Geniale, storia di chi fugge e di chi resta, un nuovo capitolo di questa serie che è veramente strapiaciuta a tutti quanti. Ci sono altre serie che ritornano, grandi novità, Adele, tu che insomma sei veramente preparata sull'argomento. Allora, sicuramente una fiction che ritorna per la seconda volta è Mare Fuori, che è ambientata a Napoli. Tra l'altro alcune scene sono state ambientate nel parco dove abito io, quindi sono curiosa di vedere tutto il girato che hanno fatto. Adesso ti ritroverai i tuoi fan subito immediatamente sotto casa, perché adesso hai detto dove abiti, e quindi... Tra l'altro Sonia, questo faccio una piccola parentesi, voglio raccontare, io tornavo a Napoli, mi ero dimenticata che dovevano girare, arrivo nel cortile, scendo dalla macchina e sento due persone che litigano violentemente con brutte parole eccetera. Ho detto, oh mio Dio, cosa succede? Mi giro, poi vedo le macchine, la presa, le luci, le cose, quindi mi sono ricordata, però mi spaventai tantissimo, quindi non vedo l'ora insomma di vedere. Poi per quanto riguarda, torniamo a noi, i grandi ritorni, sicuramente la stragrande maggioranza degli italiani saranno felici che ritorna per la 13ª stagione Don Matteo. Ormai Don Matteo è un'istituzione italiana, secondo me. Sì, ma
ogni volta che io vedo Terence Hill dico adesso questo si mette a fa botte, cioè io non ce la faccio a immaginarlo Matteo come Don, cioè un Don Camillo più o meno, quello è, cioè non posso immaginare, io me lo immagino a fare birra e salsiccia con Nino Frassica come faceva con Bud Spencer. Hai ragione. E poi c'è ancora questo mistero sul fatto di Raul Bova, che non si sa se se Terence Hill lascia e lascia la parrocchia a Raul Bova, ancora c'è, ancora non si sa bene, dobbiamo indagare bene, faremo anche la puntata su Don Matteo. No, dicevo, il mistero nel mistero, in Don Matteo. Muore sempre qualcuno. Ok, andiamo avanti. Quindi questo è un grandissimo ritorno, ma le novità, Adele, le novità, quali sono? Allora, appunto abbiamo detto Don Matteo, ma anche Doc, Nelle tue mani. La seconda stagione, la prima che è stata più un esperimento fatto perché è ispirato comunque a una storia vera, chiaramente ci sono state alcune parti romanzate, però esiste davvero questo medico che ha perso la memoria per un incidente, si risveglia dal coma e non si ricorda 10 anni della sua vita. E questo appunto è Doc con il bravissimo Luca Argentero, e il successo è stato così eclatante che hanno deciso di bissare per la seconda volta. Io mi chiedo, è bravissimo, per carità, ha studiato tantissimo eccetera, cioè, però non credo che il successo sia solo per quello. Io invece ti interrompo perché mi stuzzica davvero l'appetito e la curiosità una Vittoria Puccini in veste di poliziotta. 4 serate thriller ambientate a Venezia, Non mi lasciare, con la regia di Ciro Visco. Secondo me questo è da vedere. Io non so quanti amino Vittoria Puccini, però devo dire che in alcuni ruoli lei mi piace molto. Al teatro, a teatro un po' meno a volte. Sì, diciamo che per me Vittoria Puccini mi dispiace, ma resterà sempre Lisa di Livombrosa. Lo sapevo. Invece tu mi parlavi di Doc, che è sicuramente uno di quelli che io seguirò, però c'è anche un'altra cosa che secondo me va citata, che vedremo nel 2022 secondo quelli che sono i palinsesti, c'è questo su Esterno Notte. Esterno Notte di Marco Bellocchio, 3 serate sul rapimento di Aldo Moro, che secondo me pure è una cosa. C'è anche Tony Servillo, tutto questo, sì, secondo me è qualcosa da vedere. Se non sbaglio anche. Sì, assolutamente sì. Sì, assolutamente. Così come io sono incuriosita moltissimo perché già ho visto Il Natale in casa Cupiello di Edoardo De Angelis con Sergio Castellitto, e in questa nuova stagione proporranno invece Non ti pago, quindi un'altra opera straordinaria di Edoardo. Vediamo questa volta come sarà. Tu l'hai vista? Sì, però devo dire che ovviamente non ce l'ho fatta, cioè l'ho vista ma non ce l'ho fatta, perché poi ci sono delle cose che sono irripetibili, indimenticabili, e ovviamente ogni volta che le guardi dici ma non è come non è no come. Hai ragione, io ho cercato di vederla senza pregiudizi, nel senso che ho rimosso completamente Il Natale in casa Pupiello di certo, che noi conosciamo. Vedendola così ti dico, è un prodotto fatto bene, assolutamente, ottimi costumi, regia, tutto. È chiaro che in alcune battute, che tu ormai insomma le sappiamo tutte a memoria, è chiaro che se poi ci pensi non sarà mai come Edoardo, però prendiamola insomma così, prendiamola come un omaggio appunto al nostro grande autore. E niente, questo. Ma una cosa, un'altra cosa che mi ispira, devo dire, a parte insomma Non mi lasciare, che mi hai detto che devo dire che è molto carina, è
le seconde stagioni di Imma Tataranni, sostituto procuratore, che sembrava una cosa partita insomma un po' in sordina, invece si è rivelata molto carina, così come Macari, che è fatto da Claudio Gioè, dove c'è quest'uomo che si trova in questo posto bellissimo, bellissimo, vicino Palermo, vicino Trapani, Macari, posto meraviglioso, ricorda per certi aspetti la Sicilia di Montalbano, sai che io sono una montalbaniana doc, e quindi l'ho visto insomma con molto piacere, così come stanno girando, cara Sonia, anche se non è in programma nel palinsesto della Rai, due episodi di Montalbano che dovrebbero essere proprio gli ultimi due, perché mancavano da sceneggiare due film, due libri di Andrea Camilleri, e dovrebbero essere questi. Sperando che Zingaretti insomma continui a essere Montalbano, perché sinceramente un Montalbano che non è Zingaretti non è Montalbano, un po' come Don Camillo, Don Matteo. Don Matteo, è vero. Allora, anche Don Camillo effettivamente, se lo rifanno, per me non sarà mai lo stesso, cioè non potrà esserci un altro Don Camillo se non lui. Va bene Adele, abbiamo finito il nostro tempo insieme, io ti auguro una buona giornata, ricordo ancora una volta l'appuntamento anche in replica su Radio Onda Music alle 15:17 di oggi come ogni venerdì, e a tutti quanti che ci hanno seguito fin qui dico grazie. Cultura Colori, giornale di informazione quotidiana.